Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dopo aver pregato il rosario, stasera parliamo di questo grandissimo evento che consiste nel raduno di moltissimi giovani provenienti da tutte le parti del mondo con il successore di Pietro. Il Papa volle istituire questa giornata affinché la Chiesa si sentisse impegnata con le preoccupazioni, le attese, le speranze dei giovani e per comunicare appunto che Cristo è l'unica certezza, è l'unica risposta alle attese di tutti i giovani. Il fioretto che vogliamo proporvi questa sera riguarda la pienezza. Ricordo che quando ero alla GMG, al campo della misericordia, provai una sensazione stupenda perché io non avevo mai visto milioni di persone tutte insieme e non si riusciva a vedere la fine di questo campo, per quante persone eravamo. E nonostante la precarietà, nonostante la pioggia, nonostante varie sventure vissute, nel nostro cuore vivevamo una grande pienezza e non ce lo riuscivamo a spiegare. Poi abbiamo capito perché, perché in quel momento c'era Gesù e quindi a noi bastava quello, non ci serviva altro. Quindi il fioretto che vogliamo proporvi questa sera è quello di riportare a casa, ognuno nelle proprie vite, la pienezza, creare occasioni di incontri con gli altri, creare delle situazioni in cui si possa vivere insieme al Signore delle occasioni di bellezza. Questo è il fioretto che vogliamo proporvi questa sera e con questo video vi salutiamo. E vi auguriamo un buon proseguimento del mese di maggio in preghiera, uniti anche da lontano. Buona preghiera a Buonanotte! tutti, buonanotte.